No, sono innanzitutto faccio i complimenti a Lucarelli e allo Monaco che hanno costruito un'ottima squadra. Sono sicuro che arriveranno alla fine perché veramente ha un organico impressionante, forte. Complimenti a loro. Noi, il nostro campionato è quello di valorizzare i giovani. E niente, oggi siccome noi non è che abbiamo una rosa ampia ma abbiamo tanti giovani, ho preferito far giocare, dare la possibilità a chi ha giocato poco in questo periodo e magari mettersi in mostra come i ragazzi che hanno fatto bene, al di là del risultato che è importante, però li ho visti con una discreta personalità, però di fronte a un catena del genere il bello del calcio è questo. Loro hanno cercato di mettersi in evidenza anche loro. In un calcio un po' particolare in questo periodo ci sta, che si onore a loro. Abbiamo apprezzato la prestazione di Franchi, che ha utilizzato nel secondo tempo, ha fatto vedere davvero ottimi fondamentali, può essere una risorsa. Filippo è un giocatore che noi ci puntiamo, un giocatore che ha bisogno di crescere, di aspettarlo, perché è un ragazzo che viene dalla primavera, è un ragazzo che quando giochi in primavera e poi arrivi in una squadra dove giochi per qualcosa di importante, che per noi è la salvezza, mentalmente devi essere pronto ad affrontare palcoscenici del genere, quindi gli dobbiamo dare del tempo, ha delle potenzialità importanti, ma non solo lui, c'è Stalevego che è un buon giocatore, ci sono tanti giovani bravi, alla fine noi abbiamo solo 5 over in tutta la rosa, poi sono tutti ragazzi dal 95 al 2000, 2001. Grazie. Prego. Da questa partita nello spogliatoio ho cercato di riassumere un po' il morale, ragazzi, perché perdere 6-0 può incidere in maniera negativa, però ho fatto nello stesso tempo capire a loro che il calcio è questo, bisogna essere pronti e avere più cattiveria cattiveria di voler fare, di non cercare di prendere i gol in maniera superficiale come magari abbiamo preso qualche gol in maniera superficiale. Sì, se lui riesce a capire le sue qualità, che sono delle qualità importanti, e a sfruttarle al massimo, perché lui ha fatto delle accelerazioni importanti con una difesa sì, un po' più stanca, però lui quando ha giocato anche dall'inizio, anche in Coppa Italia contro la Sicola Leonzi, ha cambiato la partita. Lui deve capire che oltre alla sua velocità deve metterci qualche altra cosa, deve essere più decisivo in fase diciamo sotto porta, perché lui arriva a un certo punto e magari dopo fa la giocata non quella giusta, magari fa la giocata sbagliata, però bisogna dargli del tempo perché può diventare un giocatore importante questo ragazzo. Buonasera. Era più un risultato, ma noi abbiamo fatto questa scelta di Bono. Alessandro è un giocatore importante per noi e questo ragazzo Amela che sta crescendo bene è un ragazzo che abbiamo dato la possibilità. Ha 4 gol, difficile da prenderli, sì, ne ha salvati 2 o 3, ma faccio i complimenti al ragazzo perché era la prima partita che gioca tra i professionisti, quindi magari giocare a Catania di fronte a una squadra che importante come il Catania, e noi eravamo anche in 10, ha avuto, mi è piaciuta la sua freddezza, la sua tranquillità in porta. Grazie. In bocca al lupo a tutti, arrivederci.